Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Heinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Heinu. Quanta gente soffre perché gli manca l'amore vero. Sofferenze nascoste, silenzi, come afferma il cantautore Renato Zero, dolori che albergano nei nostri cuori e sono dolori lancinanti. Nessuno si accorge di noi. E allora, se l'umano ci ha deluso, svegliamoci, corriamo da Lui, da Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio. Colui che ci abbraccia se lo invochiamo e ci stringe a sé come figli ritrovati, pentiti di tutti gli errori commessi nei suoi confronti, ma soprattutto desiderosi di cambiare vita. Quante ferite portiamo nella nostra vita, soprattutto da parte dei nostri cari. Ci siamo sentiti traditi, oppressi per aver solo amato Gesù, per averlo messo al primo posto. Eppure Lui aveva detto: beati coloro che soffrono a causa della giustizia, quindi del Vangelo. Ci sarà una ricompensa, e questa è il paradiso. La libertà del Vangelo non ha niente a che vedere con il libertinaggio del mondo. Guadagniamoci perciò Cristo e saremo veramente liberi.